Era soprannominato come la marca di sigarette più esotica prodotta dalla Reynolds Tobacco Company. Quando guidava, una sigaretta gli pendeva immancabilmente dalle labbra. La faccia te la ricordavi per quel paio di baffi asimmetrici disegnati male, due occhi chiari da potenziale seduttore. Indossava per 6 mesi l'anno un cappotto cammello sbottonato come Alain Delon in un film del 72, nel quale l'attore francese moriva in un incidente stradale, lasciando gli spettatori nel dubbio. Ogni giorno, con la sua Vespa 50, percorreva lentamente viale Monza fino a raggiungere Piazzale Loreto, motore a giri bassi, piedi appoggiati a papera sulla pedana, sussurrando figa, 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 figa. Per mostrare il marciapiede a destra della carreggiata, figa, 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 poi quello a sinistra, figa, 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 fino a inquadrare la sua preda, femmina, genericamente graziosa, senza limite d'età. Quando la reava vicino, lasciava cadere la sigaretta alle labbra e, sfoderando un sorriso malmesso, le domandava: figa, 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 ma tu ciuli? Un giorno una ragazza, invece di scappare abbassando gli occhi e ignorarlo, gli rispose: sì. Allora lui rimase lì interdetto, le mani strette al manubrio, le labbra socchiuse, il cervello in palla. Riusciamo appena a girare la Vespa in direzione Sesto San Giovanni, fare giù di gas, attraversare la carreggiata, sbandare pericolosamente rischiando di finire contro un camion che stava sopraggiungendo dalla parte opposta, proprio come Alain Delon nell'ultima scena del film La prima notte di piedi. Uno aveva trovato un numero del centralino di Mediaset su TV Sorrisi e Canzoni e ogni lunedì pomeriggio chiamava per fare i complimenti per la programmazione. Potrebbe finire. Quando iniziarono a trasmettere un programma di cucina subito dopo il telegiornale dell'Una, continuò a chiamare solo per lamentarsi di benedetta parola: usa i surgelati! Uno era un ventenne che non lavorava e per non sentirsi inferiore agli altri ogni tanto si inventava un lavoro. Girava in tutta sporca d'olio, diceva che stava facendo il meccanico, ma non in un'officina qualsiasi, alla Porsche o alla Ferrari. Oppure diceva che faceva l'imbianchino, girava con la tuta imbrattata di colore. Per un certo periodo aveva girato con un occhio bendato, diceva che il suo lavoro di falegname gli era entrato una scheda nell'occhio e che si era tolta da solo. Raccontava che il sindaco di Milano gli aveva dato le chiavi del castello sforzesco, per cui poteva entrare e uscire quando voleva e dicendolo assumeva l'andatura da bulletto al stile Scarface. Lo vedevano anche girare con la maglietta di Baggio, diceva che lo aveva incontrato per strada e glielo aveva regalato. Uno va in giro portando una voliera con dentro un pappagallo verde brillante. Lui non esce mai di casa senza il suo pappagallo e cammina lentamente reggendo la preziosa voliera dal gancio e facendola dondolare ad ogni passo. Delle volte si ferma a aspettare il tram oppure sotto i portici di piazza 24 maggio a riposare sulle panchine dei giardinetti di viale Cermenate nei giorni di mercato. Poggiata la voliera inizia a parlare, l'altro risponde, ripete, gracchia, saluta i passanti. Si capisce subito quando litigano. Uno si agita nella voliera girando su se stesso, morde la gabbia, apre minacciosamente il becco, urla parole qualsiasi. L'altro sventola l'indice e alza la voce sporgendosi verso la voliera, ma poi fanno sempre pace. L'uomo prende la voliera in braccio e insieme riprendono ad andare in giro in città. Uno si era innamorato di una ballerina della Scala che si chiamava Silvana F. L'aveva conosciuta in una casa di appuntamenti clandestina che cominciò a frequentare assiduamente chiedendo sempre di lei, che invece era sfuggente e non lo corrispondeva. Si era proprio innamorato e non gli era capitato mai, non mangiava, non dormiva, faticava a rispettare i suoi impegni al Corriere della Sera, dove lavorava come giornalista. In compenso camminava giorno e notte per le strade di Milano, nei suoi abiti eleganti con il cappello in brere per via San Marco, dove Silvana F. abitava e dove lui sperava di vederla anche con un altro uomo.